questi giorni una grande attrice, di quelle che vanno magari, ecco, in Giappone, poi rimangono 2 giorni però chiuse in albergo. C'è una specie di culto dell'Italia, cioè proprio il mito assoluto. E una giornalista mi ha fatto questa domanda, dice: mangiare, cantare, amore, queste sono parole che noi conosciamo dell'Italia, che rappresentano l'Italia, è vero? Sì, grazie, però guarda, un film su Berlusconi proprio, no? Tutti sanno già tutto su Berlusconi. Ma con queste televisioni cosa vabbè, ma chi voleva sapere sa, poi chi non vuole capire, dai, E poi comunque io non sono d'accordo, c'è qualcosa nella vostra sceneggiatura che non mi... Allora l'hai letta! Non l'ho letta, lo so, va bene, ma è come se... Leggila, no? Infine, il momento di Rosso come il cielo di Cristiano Bortone. Un film che uscirà in Giappone a settembre e che il pubblico ha già accolto con calore. Anch'io vorrei andare al cinema. Ma tu non ci andresti mai, perché non ci capisci niente proprio. Ha parlato Archimede Pitagorico. E noi che ci andiamo a fare? Guardate che al cinema ci possono andare tutti, anche se non ci vedi. E che filo capisci lo stesso, perché ci sono i suoni e le parole. Raramente si vedono dei festival a livello di cinema italiano così affollati, così con un pubblico così entusiasta, anche così preparato, perché molte persone del pubblico conoscevano già molti dei nostri film, fanno riferimenti. Il mio film uscirà sì in Giappone a settembre, infatti distribuito da questa distribuzione molto di qualità, insomma, che fa film di qualità, e devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno utilizzato anche questo Festival del Cinema Italiano un pochino per promuoverlo in maniera proprio giapponese, cioè 8 ore di interviste al giorno con tutti i giornali possibili e immaginabili, però è un segno di grande professionalità. La sera, finalmente un momento per rilassarsi e ritrovarsi tutti insieme in un ristorante al 42esimo piano. Dalle vetrate, la notte di Tokyo, come un cielo catapultato sulla terra.